tutti quanti, benvenuti ad un nuovo video del canale di Luca. Questo video sarà abbastanza strano perché una parte sarà così, l'altra parte mi vedrete leggermente cambiato. Perché? Che cos'è questo video? Perché praticamente io non ho mai guardato il Grande Fratello quest'anno, poi adesso che hanno messo il Grande Fratello VIP ancora meno. Però è successo una cosa molto grave, e anche molto offensiva da parte di Clemente Russo. E oggi, lunedì 3 ottobre, credo proprio che guarderò la puntata di questa sera perché ci sarà per me, spero, fuoco e fiamme. Praticamente cosa è successo? Già la scorsa settimana Clemente Russo, quel famoso pugile napoletano, non ho niente contro i napoletani, ma lui mi è stato già sul cazzo, già dalla talpa, ha dato con vezzeggiativo un po', lui si credeva divertente, del friariello a Bosco Cosbos, praticamente il concorrente apertamente omosessuale, amico di Jonas Berami, che ha partecipato all'Isola dei Famosi, ok? E giustamente Bosco soffriva. Si è giustificato con Hillary dicendo: oh, ma io non sapevo che era un'offesa, ma io lo dico così ai miei amici. Se i tuoi amici sono cretini e accettano che tu li chiami friariello, vabbè, lasciamo stare. Cos'è successo invece questa settimana? Stefano Bettarini, che si crede un figo da paura quando tesoro non fare nessuna espressione facciale che ti si stacca il cerone che hai in viso, si è messo a raccontare appunto a Clemente Russo tutte le sue avventure extraconiugali quando era sposato con Simona Ventura, che io stimo, adoro Simo, grazie, ci hai reso tutti più gioiosa, grande Simo. E gli ha raccontato ogni singola esperienza extraconiugale e Clemente Russo è uscito con un: wow, lei ti ha tradito? Ah sì, perché lui, Bettarini, ha detto che lui ha cornificato perché è stato cornificato da Simona. E Clemente Russo gli fa: beh, se fosse stata la mia ragazza, l'avrei lasciata a letto ammazzata. E già qua, violenza sulle donne. Poi ha detto: bah, la Simona è proprio una z, puntini puntini, ola. Diciamo una donna di facili costumi. In più, la figlia della Mosetti ha fatto questo gesto, ossia Ricchione, all'attore, che non mi ricordo adesso come si chiama, perché lui non se la caga di petta. Lei è Cessa, lui non glielo dà e allora sei automaticamente Ricchione. Inoltre, sempre Clemente Russo, cosa ha fatto? Ha detto: signorini, non mi ricordo cosa le abbia detto, mi vuol mettere contro tutta la colonia gay. Cioè, manco si trattasse di uno stormo di uccelli che d'inverno vola a sud per svernare, ok? Quindi, questa è l'antefatto. Io stasera guarderò la puntata. Io adesso il video blocco, guarderò la puntata del Grande Fratello sperando che ci sia fuoco e fiamme e riprenderò appena la puntata è finita, così vi vedremo se è accaduto quello che spero io, ossia Clemente Russo fuori dai coglioni, pezzo di merda. E quindi ci vediamo tra poco, sarà passato un giorno, ma ci vediamo tra poco. Sta iniziando e Hillary ha detto: abbiamo annullato il televoto e verrete rimborsati. Questa puntata sarà molto calda, quindi aspettiamo. Spiegheremo al diretto interessato le conseguenze delle sue azioni. Interessante. Madonna, che luce di merda, sono oscuro. Minchia, hanno chiamato già Bettarini nella stanza delle scelte. Paura, non so se sentite. Ma si crede figo tutto. Dimmi Hillary. Allora,
piace. Comunicato ufficiale. Ah beh, ma se sono coglioni, Gioia, è come se io andassi e dicessi oggi sai che da piccolo ho ucciso un gatto torturandolo? Sono coglione a dirlo al Grande Fratello. Oggi Hillary deve spaccargli il culo, minimo, ma non a Bettarini, anche a Clemente Russo, soprattutto a lui. Cioè, stanno mostrando la clip, cioè... Clemente Russo con Bettarini in posa tutta figa. Oh, ma chi sei? Ma chi sei? La madre dei miei figli. Che pena. Che pena. Non potevano fare il Grande Fratello normale, che tanto era una caccata lo stesso, no? I VIP. Oh. Ha fatto la faccia. È finita la clip. Ha fatto così. Ma de che? A me sta salendo il nazismo, ma c'è la clip che gliela stanno mostrando a Stefano. Hanno inquadrato per un secondo Clemente che ha fatto un micro sorrisino, ma quindi la stanno mettendo anche loro nella casa. Ma Hillary è molto calma, perché io avrei mandato letteralmente a cagare in diretta in tutta Italia Stefano Bettarini e Clemente Russo. Ah, la stanno guardando anche loro. Applausi per Hillary, ma Hillary è sempre molto educata e gentile, con questa gente dovresti essere più volgarotta, tira fuori la romana che è in te, purtroppo. Poverino, non mi ricordavo che il Grande Fratello mi sentisse tutti, sono un coglionazzo. Alfonso gli ha detto, sì, le donne non sono figurine, giustamente, bravissimo, devi chiedere scusa, ma io se fossi una donna, se fossi Simona Ventura, o se fossi chiunque, qualsiasi donna che abbia assistito a questo, ma mi pulisco i coglioni con le tue scuse. Adesso ha detto le scuse proprio, chiedo scusa alle persone che ho nominato, cioè proprio... Dai, te la butto lì solo perché mi hai costretto. Che pena. Oh, aspetta, adesso rientra. Il silenzio. Madonna, com'è invecchiata la Freddy. Non l'avevo vista. Clemente Russo, finta dei pomi, ovviamente. La Mosetti è devastata. Che cazzo è questo? Non si è capito niente. Porcello. La Valeria che avrà fumato qualcosa di nascosto. La verità non si è capito, però ha chiesto scusa. Cioè, ha chiesto scusa e allora va tutto bene. Le donne italiane sono tutte delle mignotte perché sono venute a letto con me. Chiedo scusa, ha chiesto scusa, va benissimo. Madonna, Valeria. Adesso passa la palla a Clemente, e che si è lasciato, che ha offeso la Simona Ventura, e adesso glielo comunicano. Dio come godo. Adesso entrerà nella stanza e dirà, ma l'ho chiamata Zoccola per errore, sai, a Napoli ci si chiama Zoccola così in amicizia. Ovviamente si scusa Clemente perché ho detto quello ma volevo dire altro. Intanto sto carezzando la gatta che mi sta facendo le fusa a modo di cattivo di 007.
Appendo una mazza, Clemente. Una fava, ma per me è uno scherzo, è uno scherzo, stanno giocando. Non sta capendo una fava, Valeria Marini. Ma chi è sto barbone? Ma cosa? Quando? Dove? Davanti a tutti, poi sputtanamento. Russo sotto accusa. Frasi misogine, il ministro chiede verifiche su Russo, interviene Orlando. Omo ha fatto la faccia come per dire, oh io cosa ho fatto, l'ho detto. Gli sta dando l'annuncio. Sì, hanno espulso Clemente Russo. E lui continuava a dire, ma cosa ho detto? E quell'altra, la Marini, che lo difendeva, per me è uno scherzo, per me è uno scherzo, assolutamente è uno scherzo. Non ha capito una mazza. Ma io non ho parlato di ministri dentro la casa. Sì, non hai parlato di ministri, ma è da... Hai detto che la Simona Ventura è una zoccola, ma non avevi capito, ma non ha capito nulla ovviamente. Quindi io interrompo qui il video perché sennò facciamo notte. È stato espulso Russo, quindi sollievo, va bene? Ci rivediamo in una prossima puntata, al prossimo video del canale di Luca. Un bacio a tutti quanti, ciao! Dovevo chiudere il video, ma ho visto un'altra cosa. La faccia da menefreghista di Clemente Russo. Cristo e Dio, ti prenderei a pattoni fino a farti venire fuori sangue. Della serie, ma sì, ho offeso le donne, sono stato espulso, ma chi se ne fotte, è un gioco. E la moglie che lo difende. Vabbè, lasciamo stare, chiudo qui. Ciao a tutti quanti.